Eccoci qui a 5 minuti con Maria Elena Monteleone. Allora, Maria Elena è studentessa di questo anno 2013-2014 del corso per artigiani e artisti, e quindi la prima domanda è: perché hai scelto di frequentare la nostra scuola? Ok, io sono un collaboratore restauratore. Ho preso il mio diploma in restauro presso Palazzo Spinelli nel 2009, ho fatto frequentare il terzo anno nel 2009 e dopodiché ho seguito sempre il percorso del restauro materiale lapideo, affrontando anche l'argomento del mosaico a tessere e commesso fiorentino, quindi sono rimasta un po' proprio nell'ambito dell'artigiano. Poi l'anno scorso ho trovato su internet il bando del concorso per questo corso. Ero molto interessata, e solo che ho rimandato poi a quest'anno l'esame di ammissione per problemi personali. Perché tu, oltre a questo lavoro di restauratrice che stai portando avanti già da tempo, prima che studi hai fatto? Hai fatto il liceo? Ho fatto il liceo scientifico. Ho fatto un anno di liceo classico, poi sono passata allo scientifico per tutti gli altri 4 anni. Mm-hmm. E ho cominciato l'università, ho fatto appunto beni archeologici, quando ancora storia e tutela dei beni archeologici, e poi ho lasciato per lavorare. Sono stata abbastanza poco coerente nel mio percorso, anche perché sono una persona molto più pratica che teorica, quindi avevo bisogno di lavorare sul campo, e restauro era comunque una mia passione oltre l'archeologia e l'arte, e quindi ho deciso di buttarmi lì, anche perché è l'occasione che hai per entrare in un mondo che mi ha sempre affascinato. Ecco. E io fin dal primo giorno ho potuto avere il privilegio di lavorare proprio con materiale ceramico etrusco, magari medievale, e a me si apre il cuore perché sono emozioni irraggiungibili sotto altri punti di vista. Ho lavorato anche su uno scavo di mosaico con le salvette, insomma. Ho restaurato anche, sempre tramite la scuola, dei lavori molto importanti, una Robbiana di Giovanni Della Robbia. Accidenti. Sì, del 500. E diciamo, una persona che si dedica al restauro, perché interessarsi anche all'aspetto più creativo? Perché la nostra scuola ha corsi che comunque hanno a che fare intanto col sacro, e poi comunque si imparano tecniche che siano legate al disegno o all'oreficeria o alla scultura o alla pittura, quindi in realtà è un ventaglio abbastanza ampio di tecniche artistiche. Quindi che rapporto c'è tra un restauratore e l'arte? Allora, innanzitutto, secondo me, è necessario essere completi sotto ogni punto di vista, e le cose che impari facendo restauro non sono quelle che sto imparando in questa scuola. Io non ho mai avuto la possibilità di studiare disegno. Lo si fa nel restauro se scegli magari l'ambito degli affreschi o dei dipinti, altrimenti noi facevamo a malapena disegno tecnico e solamente pratica. Quindi già il disegno era una mia passione, ma non l'avevo mai portata a termine, e anzi nemmeno cominciata. E poi qui, anche leggendo proprio i corsi, ho notato che ci sono tanti ambiti che io non conosco e mi possono portare a completarmi sotto ogni punto di vista. Ecco, in questi mesi il laboratorio principale era quello di disegno anatomico, però poi ci sono state anche lezioni relative allo spazio sacro con il professor Ruffilli, liturgia con Vittorio Menestrina, quindi ci sono anche alcuni aspetti di carattere teorico. E la mia domanda è proprio questa: qual è il tuo, il tuo atteggiamento rispetto a queste materie teoriche, che sono molto teoriche per certi versi?
Qual è il tuo atteggiamento verso queste cose? Io sono una persona molto curiosa e molto affascinata da tutto ciò che non conosco e proprio caratterialmente non sopporto non conoscere, non essere all'altezza di potermi permettere di esprimere la mia opinione o comunque semplicemente poter raccontare quello che conosco ad altre persone. Poi l'ambiente sacro è qualcosa che ho avuto modo già di frequentare a suo tempo, vabbè, ho seguito comunque battesimo, comunione, cresima e ho frequentato anche gli scout cattolici della GESCI proprio qui all'isolotto per molti anni, quindi sono argomenti che ho già trattato, ho frequentato anche scuole elementari e medie dalle suore Beata Maria De Mattias, quindi sono argomenti che hanno sempre fatto parte della mia vita e lo studio del Vangelo è comunque una cultura che deve per forza far parte della nostra vita, perché tra il Vangelo, proprio la Chiesa in generale, secondo me, poi lo dico da restauratrice ma da artigiana o da artista, dobbiamo ringraziare tra virgolette anche la Chiesa se al momento soprattutto l'Italia è così ricca di monumenti o comunque di antiche, insomma. Senti, nelle lezioni specificamente di disegno anatomico c'è anche tutta una parte legata alla teologia del corpo, che è una cosa abbastanza nuova per certi versi. Il tuo parere rispetto a questo tema della teologia del corpo? Sì, essendo appunto in merito a questo argomento molto poco, cioè non lo conoscevo, quindi rimango a bocca aperta perché ho aperto il mio punto di vista nei confronti di un argomento o comunque di figure che ritenevo un po' più chiuse, preti o comunque papi e persone del genere. E cioè che la religione cattolica sia comunque dia tanta importanza al corpo, sì, per te è una scoperta. È una scoperta, assolutamente non lo immaginavo, e anche perché molto spesso parliamo più per ignoranza e poca cultura, e questo è un demerito per noi comunque, sì. Senti, un'ultimissima domanda. Quali sono i tuoi progetti? Ora, ancora alla scuola ci sono diversi mesi prima che finisca, ma insomma, in generale qual è il tuo obiettivo una volta che avrai finito questo corso e appunto qual è il tuo sogno di lavoro nella tua vita professionale? Creare, cioè il mio sogno è svegliarmi tutte le mattine cosciente di star facendo qualcosa di unico che mi fa vivere felicemente e fa emozionare le persone. Cioè il mio sogno è proprio essere felice facendo arte, facendo parte dell'arte, cioè, mi metto a disposizione, però nel senso senza essere il migliore. Certo, uno ambisce sempre al meglio, però con il mio carattere, con le mie caratteristiche, quello che ho imparato e con il mio background. Perfetto, grazie mille. Grazie.